Allora, iniziamo con il professor Leone. Abbiamo detto quanto è stretto il legame tra la perdita uditiva e il declino cognitivo. La perdita uditiva non trattata purtroppo accelera il declino cognitivo. Lei ha dedicato uno studio, professore, a questo legame. Esattamente, esattamente. E c'è una strettissima correlazione tra il decadimento cognitivo e la perdita di udito e l'abbassamento dell'udito. Tant'è vero che rappresenta la causa più importante terapizzabile dell'Alzheimer. Noi abbiamo fatto uno studio in collaborazione con i geriatri della Campania e abbiamo effettuato questo studio su pazienti che avevano un Alzheimer iniziale e nessuna storia di patologie particolari dell'orecchio come otiti cronico o patologie dell'orecchio medio. E abbiamo dato gratuitamente la protesi per un anno a questi pazienti. I pazienti selezionati non sono moltissimi, perché siamo arrivati a 13 pazienti, perché i criteri selettivi sono molto molto serrati, però abbiamo visto in questi pazienti che hanno superato l'anno di utilizzo della protesi che il decadimento cognitivo rispetto al gruppo di controllo senza protesi era notevolmente diminuito, rispetto a quelli che invece non avevano potuto utilizzare la protesi. Questa è un'ulteriore testimonianza, al di là diciamo, delle indagini prospettiche, che la ripresa della funzione uditiva sicuramente riattiva i circuiti cerebrali. Ma non è solo questo il problema. Per questo va sensibilizzata anche la popolazione adulta ed anziana, sia attraverso uno screening quando è possibile, ma soprattutto attraverso la conoscenza che la perdita di udito provoca un deciso peggioramento della qualità della vita, qualità della vita che passa attraverso una minore comunicazione. La minore comunicazione porta a un minore stimolo cognitivo, la diminuzione della funzione uditiva aumenta il rischio di cadute, la diminuzione di udito porta a lungo andare a uno stato depressivo che non fa altro che peggiorare il quadro cognitivo. Quindi io direi che questa sensibilizzazione che noi stiamo facendo attraverso questa splendida iniziativa di Nonno Ascoltami è determinante, quindi non solo vanno sensibilizzati i medici di medicina generale, non solo vanno sensibilizzati gli specialisti, ma questo delle varie branche, perché comunque il paziente anziano va sempre valutato da un punto di vista multipatologico, quindi multidimensionale, ma anche l'opinione pubblica, perché se io non so che la perdita uditiva mi può creare questi danni sulla mia qualità della vita, probabilmente sono meno sensibile a fare prevenzione. Quindi penso che sia importante questa sensibilizzazione, che oltre che sensibilizzare il medico di famiglia che può sottoporre un questionario ai suoi pazienti, e soprattutto io mi auguro che un domani il paziente che sente di meno va da lui, dal medico, dicendo: io sento di meno, che posso fare? Invece oggi, almeno in Italia, sicuramente non è così. Vi racconto questa esperienza. Io sono stato research fellow a Los Angeles e quindi facevo ambulatorio con i medici dell'Auxiliary Institute. E ci stavano dei ragazzi ventenni con un'ipoacusia di 20 decibel, cioè da noi insignificante, che chiedevano la protesi. E io mi meravigliavo e dicevo: ma perché lei non sente bene? Ma dico, se io posso sentire bene o posso sentire meglio, perché non devo mettermi la protesi? Questo è il Certo, nei paesi discorso mediterranei culturale, certo. è lo stigma della protesi acustica ancora deve essere superato, però oggi che vi posso dire, con gli auricolari wireless, eccetera, ormai la protesi non la noterebbe più nessuno. Io non sapevo del suo studio, che trovo affascinante, interessante e molto importante. Un problema con gli anziani è che spesso sono soli, perciò non hanno tante opportunità di interagire con le persone, parlare, sentire, comunicare. Ero curiosa di sapere se avete coinvolto le famiglie, in questa ricerca che avete fatto e se sì, come?
Assolutamente sì, erano praticamente gli interlocutori più importanti in questa ricerca, perché una volta spiegato i motivi della ricerca, loro erano molto più portati a consigliare al paziente di al parente, diciamo al congiunto, di utilizzare la protesi. Quindi la loro sensibilizzazione data determinante, bastando soltanto spiegando quali possono essere le conseguenze se tu non correggi il tuo deficit uditivo, perché sono alterazioni che sono ormai evidenti, anche da un punto di vista, voglio dire, cerebrale. Proprio noi abbiamo fatto uno studio sugli impianti cocleari, no? Abbiamo analizzato con una raccolta di segnali elettrici attraverso un elettroencefalogramma molto molto sofisticato con oltre 5.000 elettrodi. Abbiamo visto che se io sento da un solo lato, quindi stiamo parlando di una mancanza di udito monolaterale, io attivo soltanto una parte della corteccia cerebrale funzionale, e non riesco ad attivare completamente tutto il lobo frontale e prefrontale. Se io accendo l'altro lato attraverso l'impianto cocleare nei pazienti trattati bilateralmente, si vede come si attiva tutto il lobo frontale e prefrontale, che voi sapete ha tantissime funzioni come l'attenzione, come la capacità di sentire piacevolmente il suono, eccetera. Quindi sono tutte cose che noi clinicamente avevamo evidenziato, perché quando c'è un bambino che sente di meno, la maestra ti dice che non ha una capacità attentiva, dopo un po' si stacca. Ed è normale, perché non c'è un'attivazione del lobo frontale e prefrontale come avviene per esempio nell'udito binaurale. Se noi trasliamo questa esperienza nel soggetto ipoacusico e per di più anziano, ci rendiamo conto che meno struttura corticale viene stimolata, minori funzioni può utilizzare il paziente anziano. Professore. Benissimo, professore. Adesso volevo rimanere sempre in ambito di Alzheimer e chiedere alla dottoressa Maria Teresa Ferretti, che è con noi, perché sono così collegate la perdita uditiva e l'Alzheimer? E perché appunto quindi i pazienti con ipoacusia hanno maggiori possibilità di sviluppare Alzheimer? Sì, grazie. Intanto grazie per l'invito e grazie per la bellissima iniziativa. Io mi riallaccio a quello che è stato descritto dal professor Leone e vi riporto dei dati ormai piuttosto robusti a livello proprio internazionale. Già nel 2017 è stato pubblicato un rapporto della commissione dell'Lancet, un giornale molto prestigioso, che ha dimostrato, come diceva il professor Leone, che ci sono una serie di fattori di rischio per l'Alzheimer che possono essere modificabili e uno dei più grossi, in realtà nella mezza età era in assoluto quello che aveva il peso maggiore, era proprio la perdita d'udito. Quindi stiamo parlando dell'8% dei casi di Alzheimer che sono in realtà dovuti, secondo questi studi, alla perdita d'udito. Quindi c'è un collegamento sicuramente netto che è stato confermato da numerosissimi studi. Ci sono stati studi che hanno dimostrato, che in realtà nel paziente, ipoacusico ci sono infatti proprio delle modificazioni strutturali del cervello, si sono viste per esempio riduzioni della massa, quindi atrofia, della massa cerebrale, per esempio nel lobo temporale che è coinvolto nell'organizzazione dei nostri ricordi, della memoria, quindi questo potrebbe essere una causa, diciamo, strutturale di questo collegamento. In realtà la causa esatta non si sa, però come, diceva il professor Leone, la perdita dell'udito causa a sua volta è un fattore di rischio in sé, ma poi aumenta anche altri fattori di rischio che sono ben noti per l'Alzheimer, quali infatti la depressione, come diceva il professore, l'isolamento e la mancanza di stimoli cognitivi. Quindi c'è un effetto domino, ed è un effetto domino che può essere prevenuto. Quindi questo deve essere il messaggio più chiaro che dobbiamo, lanciare. Le persone possono essere informate e possono prendere in mano la propria salute mentale e del proprio cervello e possono fare delle scelte di vita, di stile di vita,
che permettono di prevenire una buona parte del rischio di demenza. Quindi questo secondo me è un messaggio molto forte che va dato. Benissimo, grazie dottoressa Ferretti, molto interessante. E volevo rimanere appunto sempre sul tema sociale degli anziani per chiedere al direttore Daniela Boccadoro Ameri, appunto, chi sono. Ah, intanto saluto il professor Croce e il dottor Walter Insieme. Livi. Sì, torniamo al direttore. Ma chi sono oggi gli anziani? Lei ha un punto di vista, diciamo, privilegiato in quanto dirige l'unica testata giornalistica online interamente dedicata agli over 60. Quindi ci può spiegare come è cambiato anche questo universo degli anziani e tutte le cose che stiamo dicendo, depressione, isolamento, come possiamo combatterle? Intanto negli ultimi 30 anni, dunque, intanto grazie dell'invito, sono anch'io molto onorata di essere qui. Gli anziani sono cambiati, non sono più gli anziani di 30 anni fa, delle nostre madri, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Sono un altro pianeta, un altro mondo, hanno aspettativa di vita più lunga, godono mediamente di buona salute. Hanno una pensione, hanno quindi uno stipendio, potremmo dire, fisso, che comunque poco o tanto, che permette a loro di vivere una vita quanto più tranquilla, abbastanza tranquilla, cosa che non avviene ai nostri giovani, che hanno lavoro precario, che hanno situazioni, condizioni di difficoltà economica e lavorativa, sono proprietari di abitazioni, quindi è molto difficile per i nostri giovani comprare un'abitazione oggi, mentre per i nostri nonni era quasi una normalità, i nostri genitori in particolar modo, ricordiamo sempre un periodo storico molto, molto importante. E la nostra testata si rivolge a quelli che sono i senior di oggi, molto diversi quindi da quelli di ieri, che hanno esigenze diverse, che hanno un periodo di vita dopo la pensione intensa, mediamente ovviamente, parliamo sempre di coloro che godono di una salute buona o media e che hanno molto tempo da dedicare a loro stessi. Sono anche, qualcuno dice che sono, come dire, inutili, è già successo, è già accaduto, qualcuno li ha descritti anziani e quindi ormai ai margini della vita. Così un po' sociale, politica della nostra nazione. Questo non è vero, assolutamente non è vero. Abbiamo parlato molto anche di economia nel nostro giornale e sono ovviamente assolutamente un target di consumatori particolare, grandi consumatori e anche sostengono un'economia molto importante, quella dei giovani. Questa cosa va ricordata. Non sono coloro che devono, come dire, devono lasciare il posto ai giovani. Questa è una favola, è un racconto. Federico Rampini ha scritto un libro su questo, non è assolutamente vero. Non se ne devono uscire dal mondo del lavoro gli anziani per dare il posto ai giovani. Questa è una stupidaggine veramente incredibile. Non invece danno lavoro ai giovani perché appartengono, è un'economia, è un ecosistema che naturalmente apre nuove possibilità. Apre anche, devo dire, specializzazioni, anche start-up medicali, nuove professioni proprio dovuta all'allungamento della vita. Noi stiamo veramente assistendo ad un fenomeno, una vita media di 88 anni, 88 negli uomini, 84 nelle, 88, scusate, nelle donne, 84 negli uomini, sempre questa inversione. Quindi stiamo assistendo veramente ad una longevità incredibile che porrà delle condizioni, porrà delle difficoltà ovviamente del sistema sanitario, che ovviamente a cui bisogna mettere mano il più presto possibile, ma anche delle opportunità di nuove professioni, di nuovo lavoro. Noi abbiamo fatto call for ideas per start-up nell'ambito proprio della longevity, nel Silver Economy Forum che facciamo ogni anno a Genova, siamo alla quarta edizione, e abbiamo già fatto emergere effettivamente questa nuova terza economia che sorge, che viene fuori da questa longevità. Sul discorso ovviamente della vivibilità ci siamo perché le richieste dei nostri lettori sono quelle: come possiamo vivere meglio, visto che dobbiamo vivere più a lungo, come possiamo vivere meglio? Certo. Quindi se naturalmente
l'udito, che è una parte fondamentale, quindi sono d'accordo, viene fatta una prevenzione, diciamo precocemente, questo dà la possibilità di viaggiare, che è quello che i nostri senior fanno, di vivere bene, di essere nonni, di poter seguire i propri nipotini, di aiutare le proprie famiglie, di essere comunque protagonisti del loro tempo, che è un tempo completamente diverso da quello del nostro precedente. Infatti abbiamo ridisegnato un'altra immagine degli anziani. Ringrazio il direttore Daniela Boccadoro Omeri e torniamo ad affrontare questioni più mediche. Avrei Sì, una Jody, avevi domanda una domanda. per il dottor Frau, se ci potrebbe parlare per favore della pressione auricolare. Forse abbiamo problemi di audio col dottor Frau. Ah, ecco, ci Sì, sono. eccoci, perfetto. Mi è sfuggita la domanda, se posso parlarvi? Della pressione auricolare. Ecco, siccome mi è sfuggita la domanda. Questa è stata una domanda che è stata richiesta Sì. da Dei uno dei nostri nostri cittadini. cittadini. Come Pronto? controllare qual è il sintomo di una pressione auricolare troppo alta? La pressione auricolare. Sì. Ok. Ma allora, la pressione all'interno dell'udito, diciamo, la sensazione di avere l'udito. Una pressione o un ovattamento nell'udito può essere legata a moltissime cause. Ci sono due gruppi di cause principali. Una è legata alla meccanica dell'orecchio medio, cioè dove c'è la catena degli ossicini che è collegata attraverso un canale che è la tuba di Eustachio. Con il naso e che permette di mantenere l'equilibrio di pressione all'interno dell'orecchio. Quindi, se non c'è un adeguato ricambio ed equilibrio della pressione dell'orecchio medio attraverso la tuba di Eustachio che si apre tutte le volte che deglutiamo, che sbadigliamo, possiamo avere una sensazione di orecchio ovattato, tappato. E questa è la situazione più semplice. Che nei bambini, per esempio, quando è causata da adenoidi, eccetera, può determinare anche il formarsi di catarro nell'orecchio. Poi invece ci sono situazioni molto frequenti dovute ad cause molto diverse tra loro. Si va da malattie importanti dell'orecchio, in cui c'è un aumento della pressione dei liquidi dell'orecchio interno, come la malattia di Meniere, in cui questo aumento di pressione associa a calo dell'udito e a delle crisi di vertigine di durata variabile da 15 minuti a 12 ore, oppure alcune volte molto associata a disturbi dell'articolazione temporomandibolare, addirittura nel 70-80% di pazienti che hanno dei disturbi dell'articolazione temporomandibolare legati a contratture, alterazioni della masticazione. Si associa la sensazione di orecchio tappato. Quindi è un sintomo molto fastidioso che può essere legato a tante cause. Una causa, per esempio, che stiamo esplorando molto di recente è l'aumento della pressione dei liquidi cerebrali che si ripercuote sull'orecchio interno. Che è spesso dovuta ad un'ostruzione dello scarico venoso cerebrale, per cui stiamo cercando di mettere a punto anche con l'Università di Trento, la Facoltà di Matematica dell'Università di Trento, dei modelli matematici per studiare meglio il ritorno venoso cerebrale che ha una ripercussione in tante malattie dell'orecchio. Grazie. Spero Benissimo, la ringraziamo, dottor di Frau. essere stato Sì, chiaro. sì.
Abbiamo un'altra domanda, e questa domanda veramente ce l'hanno fatta in tantissimi, perché un dubbio che hanno gli anziani è legato al, e anche che li frena un po', è legato all'utilizzo dell'apparecchio acustico. Tanti dicono, ma forse non sarò capace di usare un apparecchio acustico. Allora volevo chiedere al dottor Walter Livi, al professor Walter Livi. È semplice usare l'apparecchio acustico? Sfatiamo questo mito. Intanto grazie Valentina dell'invito Prego, che professore. mi hai fatto. Per quanto riguarda l'apparecchio acustico nell'anziano, oggi abbiamo la possibilità di avere degli apparecchi acustici performanti, perfetti, però oggi l'apparecchio acustico, proprio perché, come diceva Leone, c'è ancora un po' di da parte, ma dell'italiano in generale, perché quando noi si parla di anziano, ma voi dovete pensare, apro una piccola parentesi, che il nostro orecchio, l'orecchio umano, è fatto per vivere perfettamente bene, per sentire perfettamente bene dalla nascita a 12 anni di vita. Quindi voi mi capite che a 80 anni questo orecchio, ma anche a 60, questo orecchio avrà sempre dei problemi. Per quanto io voglio portarvi un'esperienza, Valentina, che è capitata a mia madre, che è morta a 94 anni, ma ad 87 anni io gli dissi: mamma, ti hai dei problemi di udito, ma perché non ci metti un apparecchio acustico? E figlio mio, a un certo momento mettiamo due apparecchi acustici. Mia madre mi abbraccia, mi sorride, e, figlio mio, mi ha ridato la vita, mi sembra di essere ringiovanita. Quindi con questi due apparecchi era felicissima. Dopo 5 minuti che aveva i due apparecchi acustici, ne toglie uno. Mamma, come mai qua hai tolto un apparecchio se ci sentivi perfettamente bene? Perché con due apparecchi sembro malata. Quindi anche a Sì, 87 anni, cioè, aveva la incredibile. mentalità che la protesi acustica invecchiava, mi invecchia, diceva. Quindi oggi, per quanto riguarda l'uso di apparecchio, un anziano che poi, come abbiamo detto anche me, per chi mi ha preceduto, l'anziano non è solo ipoacusico, ma può avere l'artrosi, può avere l'Alzheimer, può avere. Quindi l'apparecchio deve essere messo perfettamente bene, ma già anche oggi accendere un apparecchio acustico intrameatale oppure cambiare una pila di un apparecchio acustico intrameatale, una pila di 2 mm. Se non c'è un aiuto esterno della famiglia, come hanno già accennato anche l'amico Leone, adoperare un apparecchio acustico diventa veramente difficile, pur avendo oggi degli apparecchi che sono fantastici, sono performanti. È vero quello che diceva, è fondamentale questo, che ha detto anche Leone, dell'amico Leone, che l'apparecchio acustico nell'anziano deve essere sempre binaurale, non si può mai mettere un apparecchio a un anziano da un orecchio secco o no. Quindi dobbiamo sempre applicare una protesi, dico apparecchio perché non è una protesi, anche se volgarmente parliamo di protesi, perché protesi è qualcosa che va a sostituire protesi di anca, protesi di ginocchio. Invece l'apparecchio acustico è un ausilio uditivo che va a rinforzare i residui che ancora ci sono. Quindi oggi per un anziano di 90 anni, se non c'è qualcuno che aiuta l'anziano a portare, una volta messo poi fa tutto da sé, quindi è facile. Il problema è tutta quella manualità di manutenzione, basta un piccolissimo microscopico tappo di cerume che può bloccare il funzionamento di un apparecchio. Quindi un anziano di 89 anni che oltre a sentire poco, ci vede anche poco, ha un'artrosi, ha una problematica e ha difficoltà nel poter avere la miglior performance dell'apparecchio. L'apparecchio è fondamentale, ci vuole, ma ci vuole un aiuto esterno che nella fattispecie deve essere la famiglia. Va benissimo. E ricordiamo comunque che adesso gli apparecchi acustici sono anche ricaricabili, però sicuramente l'anziano va seguito in questo processo. E adesso abbiamo una domanda. Sì. Certo, Sempre intendendo cosa si intende per anziano, quello per amor di Dio. Se sì. l'anziano, come diceva la collega prima, è uno di 65 anni che
prende la seconda moglie, non è più anziano, quindi quello probabilmente è capace anche di ammettere Ma nemmeno sua madre era anziana, perché se ha 87 anni aveva la lucidità di dire che l'apparecchio acustico la invecchia. È infatti. veramente un mondo da scoprire Sì. quello de degli anziani adesso. E tanti ci chiedono: ma che differenza c'è tra ipoacusia e presbiacusia? L'ipoacusia è un termine generico che indica un abbassamento dell'udito. La presbiacusia, e viene dal greco quindi, è soltanto una perdita uditiva legata all'età. Quindi, più che una patologia, è un processo di invecchiamento del recettore cocleare. Va benissimo, vi ringrazio, è stato interessantissimo anche questo ambulatorio, l'abbiamo visto dalle domande che ci sono arrivate sui social. Grazie mille allora a Grazie. tutti e buon pomeriggio. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Grazie.